Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere come installare Graffiti Studio 2.0, che questo tutorial cioè, è inutile, lo faccio soltanto per una mia amica che non riesce a installarlo. Vabbè, iniziamo. Allora, andate su Graffiti, vabbè, il download lo lascio nella descrizione. Allora. Ok, e fate download gratis. Poi rifate download gratis qui. E aspettate che scarica. Eccolo qua. Ok. Ok, poi prendete il setup, vabbè, lo mettete nel desktop. Se lo mette. Ok. Ok, poi apriamo il setup. Facciamo esegui. Aspettiamo che apre. Ok, poi una volta che andiamo qui, facciamo accetta, e poi qui ci sarà scarica e sta la suite im consigliato, ma voi togliere della spunta qui, cliccate qua e fate avanti e rimettete la spunta qui, fate avanti e aspettiamo che si scarica. Scaricherà un pacchetto RAR, poi da lì rifarete un'altra volta il setup. Allora, se qui si sbriga. Ok, l'ha scaricato, poi facciamo. Qui facciamo esci, poi qui si aprirà la cartella che abbiamo appena scaricato e fate entrate in questa cartella e apriamo il setup qua, setup.exe. Una volta cliccato uscirà questa finestra, cartelle compresse, voi fate estrai tutto, sì, fate qui e fate estrai. Poi aspettate che lo estrae. Ok, adesso è installato. Chiudiamo tutto e andiamo su questa cartella. Ok, non so più che sto facendo, aspettate. Ok, sì, andiamo su questa cartella. Apriamo il setup. Facciamo next. Facciamo I accept the agreement. Beh, dobbiamo accettare il regolamento. E fate next. Poi fate next ancora. E qui mettete la spunta se volete che vi crea una cartella sul menu di start, che sarebbe questo. Beh. Io non lo metto e fate next. Fate create a desktop icon, cioè che vi crea l'icona sul desktop. E fate next. E fate install. Ok, e qui dirà installation is complete. Fate next. E fate. Qui vabbè. Se voi lasciate la spunta, vi apre subito Graffiti Studio, però io non la metto perché lo voglio aprire manualmente. E fate finish. Qui chiudiamo. E sarà installato Graffiti Studio, eccolo qua. Allora, il setup Softonic lo potete eliminare. Anche Graffiti Studio lo potete eliminare. E anche la cartella, cioè il file .rar lo potete cancellare e facciamo svuota cestino. Poi
apriamo Graphi di Studio e da qui potrete iniziare. Vedete, che ne so, giallo. Ok, ecco qua, come potete vedere. Poi facendo clear e fate yes, vi eliminerà, ve lo cancellerà questo per farne uno nuovo. E se fate, per esempio adesso vi faccio vedere, se fate preview vi fa vedere tutto il treno, tutto il grafito. E fate back per tornare indietro. Ok, poi sbattete per non fare gocciolare. Vabbè, questo tutorial è finito. Spero veramente che, ecco qua, che l'hai installato. E vabbè, e ciao a tutti e alla prossima.